Vi leggo quanto vi avrebbe detto Giulio Maria. Quanto è bello sapere che questo convegno verrà tenuto a Brescia, un luogo che è tra due posti da me tanto amati. Da una parte il lago di Garda, in cui viene proiettata la terra Sirmio, dove soggiornava Catullo e cantava «O verde Sirmio, fior delle penisole», e che alberga questo meraviglioso castello che divide due sponde del lago, ma che purtroppo viene troppo poco promozionata dalle autorità locali. Terra di Brescia, che dall'altra parte fa confluire in Valseriana, luoghi dove ho passato tutta la mia infanzia, fin da quando ero piccolina, agromo. E io da agromo passavo dai boschi su in alto, dove crescevano i mirtilli e i ciclamini, su negli alpeggi, fra le pianure, dove mio padre costruì il rifugio Giulio Maria, che tuttora è lì a guardare le montagne. E ripetevo mio padre sempre quello che D'Annunzio scriveva nella figlia di Iorio: alla montagna devo ritornare anche se piango, anche se piangi, padre. Tra questi alpeggi che attraversano tutta Italia, tutta la dorsale italiana, vanno lungo tutti gli Appennini, giù, lungo gli Abruzzi, dove D'Annunzio canta: dalla terra d'Abruzzo i miei pastori lasciano gli stazzi e vanno verso il mare, giù, sempre più giù, fino all'Etna, sotto cui io amavo passeggiare cogliendo quelle erbe profumatissime di zolfo, con quei profumi sulfurei che uscivano dall'alto, alpeggi che poi confluiscono anche in Sardegna, dalla terra del Supramonte, dove ancora pascolano gli armenti. Una cornice che poi confluisce nelle nostre Alpi, Alpi di granito, Alpi di dolomio, che fanno da barriera tra noi e le nazioni che stanno retro, ma non soltanto da barriera, anche da viale di comunicazione. E noi di questo dobbiamo ricordarci quando tra breve voteremo per l'Europa. Ricordiamoci delle Alpi che dividono, ma che ci uniscono al resto d'Europa. Ricordiamoci dunque che dobbiamo votare per l'Europa. Ricordiamoci che questo è il nostro dovere, se vogliamo salvare questo meraviglioso paese. Queste Alpi magiche e straordinarie, di cui manca purtroppo una visione complessiva, una strategia complessiva che le includa tutte in un piano generale. Ma per tornare ai nostri amati alpeggi, alpeggi che albergano quelle erbe profumate, sempre più profumate, più si va in alto, e che il bestiame bruca per quei formaggi che poi vengono trasformati. Purtroppo devo dire che venivano trasformati nelle capanne dei pastori con un sapore straordinario, ma oramai mi dicono che le capanne dei pastori dovrebbero essere rivestite di piastrelle. Meno fumo, meno profumo, meno sapore. E questo è quello che vuole la civiltà. Comunque, queste erbe profumate che sempre più si trovano, più si cammina verso l'alto, tra l'erbetta dove cresce per esempio la iva, che io tanto volentieri cercavo per le nostre tisane, che facevano bene al fegato, dove crescono le genziane dei colori del cielo, dove crescono in primavera e fioriscono i rododendri, e poi andando sempre più in alto, sempre più in alto, queste erbe si assottigliano. Magari si passa attraverso un ghiacciaio, si va avanti magari una slavina di sassi, si va sempre più in alto, e si arriva alla roccia, alla pura roccia, roccia di granito, roccia di dolomio. E poi chi è fortunato, chi è volonteroso, chi è capace, a un certo punto affronta la roccia pura. E gli viene il desiderio di scalarla, un piede di qui, un piede di là, un piede di qua, un piede di là. Sopra c'è l'abisso, lì c'è un appiglio, là l'appiglio non lo trovo, uno va più su, più giù, c'è l'abisso, che paura, vado avanti, coraggio. Finalmente arriva la cima, dove non c'è più niente, dove non c'è più appiglio, c'è dentro l'infinito. E da quel punto uno non può fare a meno di ricordare quanto Beethoven musicò nel suo Inno alla Gioia, sulle parole di Schiller: abbracciatevi moltitudini, sopra un cielo stellato, fratelli, deve abitare un padre affettuoso. Cercalo sopra il cielo stellato, sopra le stelle deve abitare. Questo è l'augurio che io faccio a quei fortunati che riescono ad arrivare in cima alle rocce, ma che io vorrei si estendesse a tutti gli uomini, a tutti i presenti, a tutti quelli che cercano qualcosa al di là, e che attraverso gli alpeggi, attraverso le rocce, attraverso le montagne, attraverso quelli che vedono, essendo in cima alle montagne, intravedono quel qualche cosa di straordinario che riscalda il cuore e che aiuta con la sua luce ad attraversare questi momenti difficili. Questo è il mio augurio. Grazie, Giulia Maria.